Buonasera a tutti ragazzi! Finalmente ci ritroviamo e questa sera ci sarà un'extra live particolarissima. Ma prima di procedere con l'extra live, facciamo le dovute presentazioni. Io sono SF Champion dei Mammoth Avengers. Solitamente portiamo roba arcade o comunque roba retro in qualche extra live. Questa sera invece mi dedicherò a una cosa che a un gioco che mi è piaciuto particolarmente in questi anni, visto che sono già 3 anni che ci sto giocando. Gioco moderno per cellulare che è Capitan Tsubasa Dream Team. Io non so se fra di voi c'è qualcuno che lo gioca, l'ha visto o l'ha giocato, ma sinceramente a me sta piacendo molto e spero di farvi passare una bella serata facendovi vedere un po' come funziona il giochino. Detto questo, allora, intanto salutiamo Inarte Chris, che è stato il primissimo a scrivere in chat stasera. Ciao Paolo Raven, mitico. Ciao Piedras Blanca, carissimo, ciao. Allora, visto che intanto ci siamo tutti, ci dovrebbe essere anche Zato, mi sembra. Nel caso arriverà. E anche il buon Skarax dovrebbe arrivare. Comunque, dicevo, detto questo, no, ti dirò, esiste ed è molto bello. Allora, come dicevo tempo fa con Paolo Raven, prima che uscisse questa versione per cellulare, appunto, e la versione che mi piaceva di più era quella per, erano le varie versioni per Super Nintendo. Perché il gioco in sé per sé, anche qua nell'applicazione e anche per Super Nintendo, è praticamente una specie di strategico RPG, sebbene sia un gioco del calcio. E a me, visto che il calcio non piace, attenzione, il calcio non piace, ma mi piacciono gli strategici, mi piacciono gli RPG e mi piacciono le mosse speciali, alla fine questo gioco mi piace. Ok? Quindi, un po' per il cartone, che ormai lo conosciamo tutti e ci è rimasto nel cuore, un po' appunto per il livello strategico e per la figaggine delle mosse speciali, è riuscito a prendermi particolarmente e appunto ci sto giocando già da un bel po' di tempo. Comunque, passiamo. Eccolo qua. Allora, mettiamo l'audio. Ditemi se sentite bene. Tanto aspetto un attimo un vostro feedback, eh? Mi dite se l'audio si sente, se mi sentite bene, se vedete bene. Ah, l'hai messo subito a scaricare sul cellulare, tanta roba, grande. Se poi hai bisogno, volentieri, eh? Chiedimi pure quello che vuoi. Allora, intanto aspetto un attimo un vostro feedback, se mi dite che ah, tutto ottimo, perfetto. Ok. Allora, facciamo raccontiamo un po' qualcosina su sto gioco. Come dicevo prima, l'applicazione è partita 3 anni fa di questo gioco. Siamo al terzo anniversario e adesso stanno regalando tantissime cose per festeggiare tutti assieme il terzo anniversario. In questi 7 giorni, da oggi, cioè da adesso a 7 giorni fa, hanno regalato ogni giorno, adesso ve lo mostro da qua, un ticket anniversario. Il ticket anniversario permette l'estrazione, dov'è? Già perso, eccolo qua. Permette l'estrazione di per sé ogni volta da 10 personaggi. Io ne ho 7, quindi estraremo 70 personaggi stasera. E permette l'estrazione anche di personaggi in edizione limitata e di una potenza particolare, cosa che di solito non è possibile con i biglietti standard. Non sapete la fatica che ho fatto
trattenermi e aprirli tutti e sette questa sera, visto che ne regalavano uno al giorno. La rarità dei personaggi può cambiare da raro, super raro o super super raro. Il personaggio super super raro, chiamato per comodità SSR, e ogni volta che si tira un biglietto di questi ha una percentuale di apparire sulle 10 palline che andremo a lanciare, e questi biglietti particolarmente sono a step. Cosa vuol dire a step? Vuol dire che il primo biglietto ha una percentuale per ogni palla che lanciamo delle 10 del 3% che appaia un SSR. Il secondo avrà una percentuale del 4, il terzo del 5 e poi si inizia ad avere i biglietti interessanti. Il quarto è al 50, il quinto è al 100%, il sesto torna al 50% e il settimo al 100%. E come vi dicevo, essendo dei biglietti che ti regalo in occasione proprio dei 3 anni, e che ti danno la possibilità di avere personaggi molto potenti, è una cosa... ciao Mayday, benvenuto. Eh sì, mega spacchettamento sì oggi. Dicevo, essendo dei biglietti che ti permettono di avere personaggi molto potenti, è stata dura riuscirli a tenere per una settimana. Però siamo qua, ce l'abbiamo fatta. E detto questo, intanto, ci andiamo a vedere, prima di spacchettare i biglietti, ci andiamo a vedere un po' la squadra e a spiegare un po' come funziona il gioco. Allora, in pratica, come dicevo, è un gioco che sta a metà strada. E ti dico solo che ho trovato CADF Yuga 2.0 Mule Deck, cavolo. Beh, CADF, Yuga lo sto cercando anch'io. Yuga lo sto cercando anch'io e spero di trovarlo stasera. Comunque, dicevamo, in pratica la squadra viene formata con appunto i personaggi che si trovano durante il lancio. Ciao Pampero, buonasera a te. Durante il lancio di questi biglietti, se si ha la fortuna di trovare un personaggio almeno SSR, cioè nel senso SSR, e si può vedere se riesce a entrare nella tua rosa di personaggi della squadra. Ogni personaggio non solo fa, diciamo, è una potenza a sé, ma conviene sempre pensare a una squadra che sia coesa in qualche maniera, quindi che i personaggi si riescano ad aiutare l'un l'altro. Tendenzialmente, fino a poco tempo fa, le squadre migliori erano delle monocolore, perché i colori sono blu, in questo caso ve ne faccio vedere uno, sono blu, che è l'agilità, praticamente, quella A che vedete vicino al simbolo ultra raro della carta, vuol dire che è una carta agilità. Rosso, che sono le carte resistenza, e qua un verde non c'è, ma ce lo andiamo a pescare. Ecco qua, questo, che sono le carte tecnica. Allora, quindi sono 3 colori i personaggi. Si possono fare squadre miste di colori, ma tendenzialmente, come dicevo fino a poco tempo fa, le monocolore o giù di lì erano le squadre più forti. Adesso sono uscite nuove abilità di squadra, che potete vedere lì sulla sinistra, dove c'è scritto slot abilità di squadra. Venuti fuori nuovi personaggi con nuove abilità di squadra, che tendenzialmente favoriscono la possibilità di fare squadre più miste, tipo questa qua. Questa è una squadra mista che ho fatto con le nuove abilità di squadra.
e ti permettono, se bilanciate bene, di avere una potenza di squadra sopra il milione che fino a poco tempo fa... Ciao Luca, buonasera a te! Che fino a poco tempo fa era quasi inimmaginabile. Cioè, solamente poche persone riuscivano a superare il milione. Adesso, grazie a questi personaggi molto sgravi, si è riusciti un po' tutti a salire. Detto questo, allora, stasera andremo abbastanza tranquilli, perché uno, perché ho tempo, ho iniziato mezz'ora prima apposta per spiegare un po' il gioco e per spacchettarmi i biglietti tranquillamente. E qua ci sono le varie stazioni del momento. C'è un personaggio con una potenza particolare che può essere preso o a step. Ciao Scarax, grandissimo, che può essere preso o a step con palline a pagamento o a fortuna con palline gratuite. Ci sono i personaggi della Dream Collection, che sono due mini di una sgravità assurda da avere in squadra. Però in realtà sui quattro che mettono a disposizione, 3 su 4 sono enormi. E personaggi europei in occasione appunto del terzo anniversario. Un super portiere giapponese che è Genzo, che è il Benji che conosciamo tutti. E anche qua con estrazione sia a pagamento a step che a gratis. I nuovi giocatori della nazionale Giappo con le nuove maglie, che qua ne abbiamo già trovati 2 su 3, non è andata neanche malissimo. E giocatori stranieri, mix e finalmente i biglietti. Allora, io c'ho un po' di paura in realtà d'estate, ma li ho tenuti per una settimana, come dicevamo prima, è ora che iniziamo a vedere un po' che cosa c'è. Allora, come spazio per i personaggi, io non ho tantissimi slot, quindi ogni due step bisognerà fermarsi un attimo. Bravo, come le figurine, Paolo, esattamente. Ogni due step bisognerà fermarsi un attimo, che devo vendere i personaggi che non mi servono e o aumentare certe abilità, che comunque vi dirò. Va bene. E niente, andiamo. Chiacciamo le dita. Primo step, l'SSR ce l'abbiamo al 3% per ogni pallina che andiamo a lanciare. Vai. Ciao Zato! Allora, beh, quello potrebbe... Sì, vai, c'è l'SSR sicuro, vai. Iniziamo bene. Grande, palla arcobaleno che è l'SSR. Ti prego. No! Ho sperato di non trovare. Allora, in genere quella è una carta sgrava. Ciao Zato, grazie per l'abbonamento. Quella è la carta sgrava. Peccato che con quello io ne ho 4. Ok? In questo momento io di Genzo super potente ne ho 4. Quindi me ne faccio davvero poche nulla. Grazie, ma non mi serviva. Andiamo oltre. Step al 4%. Sì, ma è un quadruplone, non è un doppio. Ecco, questo è vuoto. Sì, questo è vuoto. Metti tutto da 4 davanti, sì, non passo più nessuno da me. Questo è vuoto, purtroppo non abbiamo nulla. Tutti i personaggi o deboli o che già ho. Vediamo. Allora, iniziamo a vendere quelli che non mi servono. Nani? Ok.
questi qua mi serviranno per potenziare delle tecniche. Vabbè, intanto andiamo a fare il biglietto al 5, vediamo. Quante aquile? 3. No, vuota anche questa. Dai, di solito la tipa porta bene, ma difficile, difficile. Vuotissima. Vendiamo un altro podio mini. Dai. Iniziamo con quelle serie al 50%. Qua deve esserci per forza qualcosa. 3, 2, 1. Sì, dai, 4 aquile. Fiamme viola. Sì, c'è. Dai. Ciao Alessio. Io mi giro. Oh, mamma mia, un doppione del piffero questo. Bah. Va bene, c'è il garantito, dai. C'è il garantito. Ancora 3. Questo lo possiamo vendere. E adesso non sta andando benissimo, Questo lo possiamo vendere. Ciao Kusai, che è sta roba? Sta roba è... Capitan Tsubasa Dream Team, un gioco per cellulare, e una volta tanto non è un retro game, ma un gioco che si può scaricare tranquillamente o dall'Apple Store o dall'Android Store a seconda del cellulare che hai. Questo direi che posso vendere. Sì. Bene, andiamo dal garantito, va. Dai che lo voglio carico, su. Dai, beh, qua per forza fiamme rosse. Mega squadrone. Dai, almeno un paio. No, uno. Ti prego. Mamma mia, che schifo. Mamma mia. Non si guarda. Andiamo altri personaggi. Però sta andando di gesso proprio. Prendiamo questo. Questo. Ok. Bravo, esatto. Ce l'ho. Dai, cavolo. 50% di nuovo. Vai. Penultimo biglietto. Mamma mia, questa è vuotissima. No, fiamme verdi. No, vuota. Ah. Saltiamo direttamente, guarda.
Beh, una pallina per potenziare i personaggi, anche. Ma sta andando veramente come non speravo. Vabbè, ci rifaremo online picchiando qualcuno. Allora, vediamo. No, questo mi serve, sto geppo. Questo diamo via. Questo qua ne abbiamo anche troppe. E questo. Questo. Oh, ultimo ticket. Qua c'è un garantito. Speriamo che ce ne siano anche altri assieme. Due aquile, basta. Beh, vuol dire due. Roberto di solito vuol dire due. Vediamo. Mi giro anche stavolta. Vai che sono due! Dai! Vediamo. No, allora, questo Misugi... Sì, col blocco mi serviva! Questo mi serviva tantissimo. Bene. Bene. E ah no, questo non è il DF. Cavolo, speravo fosse il DF. Vabbè. Ciao Polimar. Allora, non è andata benissimo. Ma quel Misugi io l'avevo sacrificato tempo fa perché non tenevo la squadra rossa. E mi sono mangiato le mani perché non ho mai più ritrovato un Misugi con quel blocco da dare al mio difensore. Sì, è stasera Capitan Tsubasa e Polimar. Stasera sì. Allora, come dicevo, non è andata benissimissimissimo, eh. Però fra tutte le cose che mi potevano andare male, almeno ho trovato un giocatore con una tecnica che andiamo a mettere subito. Allora, altri tre. E tra l'altro sto Kluivert a un tiro che posso dare al samurai nuovo. Allora, tanto qua potenziamo qualcosa. Ciao Konami, buonasera a te. Andiamo a sto geppo qua. Quindi nella sfortuna non mi posso neanche lamentare più di tanto. Allora, un altro. Comunque io sono abbonato a quel Genzo che ho trovato all'inizio in una maniera incredibile. Cioè ne ho 4. Allora.
Ma è solo manageriale? No, no, si gioca come? Infatti adesso andiamo a farci qualche partita. Sto finendo un attimo di mettere a posto i personaggi, perché sennò non mi fa giocare se ne ho in eccesso. Allora, questo è il Misugi che dicevamo. Quindi rimuoviamo questa tecnica che avevo messo come tappabuchi. Meglio quasi se Goku su Neo Geo, ma è spettacolare se Goku su Neo Geo. Allora, segna tecniche. E finalmente vediamo cosa caccio via anche. Tiro guidato. Sì, bene. Finalmente gli diamo un blocco a sto poveretto. Vai. Oh, oh là. Adesso nel dubbio lo potenziamo anche. Andiamo almeno a livello 70. Ma come, che cazzata di cartone? Dai, è bellissimo. Oh, e adesso abbiamo un personaggio degno. Bene. Allora, andiamo a farci queste due partite che mi mancano qua di questo evento, così vediamo anche un po' come funziona il gioco. Adesso mi cerca l'avversario. No, ma dai, allora, non la serie vecchia, guardatevi il Capitan Tsubasa, quello nuovo rifatto, quello è bello, davvero. Non pensavo, io di solito con i rifacimenti dei cartoni non sono tanto propenso. Tutti in capo con Lotti, era bello anche quello. Comunque, formazione dell'avversario, quasi uguale in realtà a sto giro. E andiamo. Sempre se l'avversario vuol giocare non me la dà vinta automaticamente. Sì, Joe sta giocando online contro gli altri, cos'hai? Ok. Quando si va in contrasto, il gioco si blocca per un attimo e c'è da fare le scelte per i vari giocatori di che cosa fanno. Qua sarà dura, proviamo così. Aia. Sì, è una specie di strategico RPG. Per quello che mi piace, perché io come dicevo all'inizio, io i giochi del calcio non li sopporto, però questo è spettacolare. Essendo metà strategico, metà RPG, è davvero bello.
qua adesso me l'hanno intercettata al volo. Quindi è tornata all'avversario la palla. Dai, te la prendo pure io al volo. Vabbè. Sì, è vero Skarax, per me Tsubasa che esce tra poco sarà bellissimo. E i giocatori si muovono da soli? Sì, quelli che non stai utilizzando tu. Quello che ha la palla, se è fra i tuoi giocatori, lo puoi direzionare tu con le dita, dirgli dove andare, dirgli a chi passare la palla. O se fa delle azioni particolari. Poi, in realtà, come qualsiasi gioco del calcio, nel senso, tu muovi il personaggio con la palla, gli altri muovono il computer. Ne comandi uno alla volta. Ciao Girolamo, buonasera a te. Direi che tentiamo di intercettargli il passaggio. Lui gli ha montato delle tecniche piuttosto basse. Infatti. Qua proviamo a tirarla. Di solito il gioco è basato sui contrasti delle tecniche sul sasso carta forbice, quindi c'è il blocco che blocca il tiro, almeno spesso blocca il tiro, intercetto che blocca il passaggio e il contrasto che blocca il dribbling. Poi ci sono casi particolari di dribbling che vanno oltre il contrasto, di tiri che vanno oltre il blocco, eccetera eccetera. Adesso abbiamo fatto un tiro da fuori area, ovviamente il portiere ce lo para, ma era più che altro per sperare che mandasse sui piedi, e così è successo. No, questo è un passaggio per Tsubasa, facciamo un golone. Facciamo così. Uè Alex, grande! Ah, lo sapevo che tirava, ma... Oh, cavolo, è passato però, ecco. Quello è l'esempio del tiro che va oltre il blocco. Su che piattaforma lo gioco? Su iPhone in questo momento. Proviamo a bloccarlo. Pare che mi sto osservando. No, non proprio. Potrebbe essere un'idea, ma non proprio. Allora, il prezzo in realtà è gratis, il gioco è gratuito e completamente free to play da giocare. Io sono 3 anni che gioco free to play, ci ho mai speso un euro su sto gioco.
E c'ho anche una squadra discretamente forte. Adesso siamo alla fine del primo tempo. Alla fine come andata la stazione squadra? Guarda, ho trovato una carta potentissima quadrupla, quindi non me ne faccio niente. E alla fine un personaggio con una tecnica che mi serviva, almeno quella, però su tutte le stazioni non è andata benissimo. Quello che posso dire, c'è chi è andato, c'è persona a cui è andato molto meglio. Dai, che andiamo a fare gol sto giro. Sono già rotto. Dai, vai, Tsubasa. Vai, 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 che siamo sotto la porta. Vai, 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 vai. Questo è gol, questo è gol, vai. Ah, come fai a fermare un tiro tirato praticamente da tre persone? È impossibile, vai. Non sai più cosa fare adesso, eh. Cioè, io ho sacrificato tutta la stamina di Tsubasa per questa azione, però dovrebbe essere gol. Vai, 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 vai. Wow, grandissimo. Bene, ha rage quittato dopo questo gol. Bene. Ah, ovviamente quando rage quittano ti dà un po' più di punti, a seconda di quanto tempo manca. Bene, questa l'abbiamo vinta. Continuiamo, facciamo l'ultima di questo evento. Oh, sto giro contro degli europei. Che non ce la dovremmo cavare malissimo in quanto il portiere che ha è buono, ma è un portiere un po' superato adesso. Quindi non dovrebbe tenerci troppo testa. Qui c'è un intercetto, quindi noi col dribbling dovremmo andare agili.
a tecniche basse di livello, proviamo. Proviamo doppio dribbling. Allora, questo Yuga che ho, che è praticamente il Mark Landers nostrano, è aia. Eh no, sto giro mi butto giù. Ha una particolarità che più si stanca, più fa male quando tira. Quindi per quello che di solito tento di usare tecniche costose in stamina con lui. Tentiamo di prenderla in qualche maniera. Vai. Ok, subito fallo. Vediamo dove ci troviamo. Io direi che possiamo andare con Roberto. E facciamo più o meno la strategia di prima che abbiamo fatto con Tsubasa. Facciamo l'1-2, andiamo vicino alla porta e proviamo a tirargli in faccia. Anche dovremmo riuscire a bucarlo, vai. Che spinta. Ah, poi qua, cosa che non ho detto, che dicevamo prima dei tre colori, ci sono anche i colori che vanno sopra gli altri. Praticamente il blu vince sul rosso, il verde sul blu e il rosso sul verde. Nel senso che non è che vincono automaticamente, ma hanno dei bonus alle statistiche. Se incontrano personaggi del colore più debole. Grande. No, questo mi blocca una tecnica e io non posso fare il tiro al volo. Vabbè. Maledetto. Ciao bello. E gli tiriamo nuovamente in faccia. Lui si è potenziato, ma secondo me è grande. E anche a sto giro allora, cosa può fare questo? Passaggio dribbling. Proviamo a bloccargli il passaggio. Sì. Dai, dovrei riuscire a bloccarlo. No.
figo. Minchia, non gliene afferma nessuno questo. Adesso usiamo il potenziamento noi. E questo farà dribbling o farà 1-2. Dai, proviamo il dribbling. Grande! Vai! No, gliel'ho ridata lui. Vabbè. Questo mi dribbla. Adesso gliela ripasserà sicuramente a quell'altro. Dribbling o passaggio? Passaggio no. Proviamo anti-dribbling di nuovo. Grande. Grande. Grandissimo. Dai che è quasi finito il primo tempo. Dobbiamo dribblarlo noi. Grande. E adesso proviamo a stancargli il portiere. No, niente. Speravo di riuscire a tirare prima della fine del primo tempo. Boh, personaggi non sta neanche malissimo. Ah, però lui può mettere in porta il nuovo Genzo, che penso farà. Cosa che penso farà. Però io come squadra sono a posto così. Allora, per adesso intanto, come vi sembra il giochino? Vi sta piacendo? Avete domande? C'è qualcosa che non capite? Voi ditemi pure, che intanto vedo di rispondere a qualsiasi quesito, se riesco. Wow. Ha lasciato lo stesso portiere praticamente debolissimo ormai, però vabbè, contento lui. Allora riproviamo a prendergli il passaggio, vediamo un po'. Non è sempre festa, eh. Il giro te l'abbiamo presa. Vai, vai. Questa la parerà probabilmente, però l'importante è sempre buttarlo un po' giù come stamina, perché più si stancano più difficile che riescano a parare bene dopo. Matto. Un matto.
Che media ho? Allora, in realtà nelle partite di rango, che sono quelle proprio ufficiali, sono lievemente sotto la metà. Come statistiche, quindi ne vinco una ogni 2-3. Però diciamo che pian pianino sto limando i difetti della squadra e andiamo sempre meglio. C'è da dire che sono al rango più alto, cioè il gioco si divide in vari ranghi, c'è cioè principiante, esperto, poi si passa a gold, platino e superstar. Io sono superstar già e quindi me la gioco contro tutti quelli più forti. Allora, vediamo un po', passarla non la passa, quindi tenterà di nuovo il dribbling, secondo me. Esatto. E lo blocchiamo un'altra volta. Cioè, non è riuscito a farmi un tiro in porta, che mi ricordo io. Vai. Sto giro proviamo a fare un 1-2, Vediamo se lo riusciamo a passare. Niente, qua per quanto abbia fatto una mossa che come percentuale sarebbe superiore a un contrasto, lui aveva un contrasto troppo potente e mi è andato sopra. Beh, qua come al solito. Con questo personaggio in difesa posso fare solo degli intercetti, quindi c'è poco da fare. Allora, ci potenziamo. E a sto giro proviamo a vedere di intercettare il passaggio. E vai che non... No, sì, vedi, non passa nessuno. Vai Tsubasa, vai a far gol, va. Certo, vai. Ciao, bello. Qua gliela può proprio da su. Poi già Tsubasa che ho io un mostro. In più ha un'abilità passiva che appena entra in area di rigore dell'avversario aumenta la potenza di tutte le statistiche. E quindi... È da segno della croce quando tira lui. Ciao ciao. Che la voglio prendere lo stesso, no? Ah!
E anche questa l'abbiamo fatta. Ok. E questo evento l'abbiamo concluso. Di quella via possiamo provare una partita di rango che sono un po' più toste. Infatti prima di giocarla però controllo le skill della mia squadra. Tasto blocco. Ok. Proviamo a farne qualcuna di quelle classificate. Ecco, qua sicuramente si incontrano dei mostri assurdi. Che nell'altro evento c'era un tetto massimo alle tecniche speciali che potevano essere di livello 10. Nella lega che sono ora puoi averla a livello massimo anche che è 99. Quindi se non mi alzo un po' i personaggi è grigia. Nel giapponese ormai ti sei imparato il senso che sei. Sì. Ormai li so più in giapponese che in italiano, Girolamo. Mai sono abituato a chiamarli tutti quei nomi in giappo. Anche perché in realtà mi gasa molto di più la cosa. Questo l'abbiamo passato. Vai. Questo. Proviamo a saltarlo così. Sperando che mi faccia il contrasto grande. E questo l'abbiamo saltato, vai. Intanto gli siamo sotto.
maledetto. Sono andato a tirarmi direttamente in porta. Mamma mia. Cioè, questo qua mi è andato a far gol dal suo lato del campo, praticamente. No, beh, dai, la versione con i nomi in giappo è spettacolare, quella rifatta, a me sta piacendo tantissimo. Fatta molto meglio che il vecchio cartone. Dai. Sì, vabbè. Niente, qua è un casino. Qua è un casino. Siamo tutti dribbling. Finché ma sempre contro due vado in contrasto. Beh dai, non mi riuscirà a bloccare, dai. Anche se mi fa l'intercetto. Guarda che figata questa. Niente, questa è una gran difesa. Ed è oltretutto riuscito a farmi un gol pacco proprio. No, beh, Girolamo, io. Beh, ho guardato. Guarda che adesso tira di nuovo sto matto. È infatti. Cioè, io. Il cartone storico l'ho guardato e straguardato, però a giocare a questo e a guardare la nuova serie mi piace di più la nuova serie. Mi piace. No, beh, ancora. Ma come fa? Oh. Questa è una ladrata di dimensioni bibliche proprio. Fatto due gol da fondo campo con lo stesso mio. Bah. Dai, almeno il gol della bandiera. Siamo ancora un po' indietro, ma... Dai.
Questo è bello peso come tiro. Lui ha anche un super portiere, quindi non sarà facile bucarlo. Però tirando con un tiro veramente potente. Dai, buttalo via, buttalo via. Grande! Boom! Meno il gol della bandiera ce lo siamo fatto. Che tempo siamo? Primo o secondo? Primo. Guarda bastardo. Voleva darla di nuovo a quello là. No, che formazione. Dai, mettiamo questo Genzo che dalla distanza dei bonus almeno non mi tira più, cioè non mi fa più gol da fondo campo. Sto maledetto qua. Niente, purtroppo ci sono degli omini che ti bloccano certe tecniche, quindi lui adesso passerà, io non ho l'intercetto potente, la passo di sicuro. Uè, Konami! Fare un gioco per Mega Drive, ma magari ci fosse stato questo su Mega Drive. Poi comunque un giochino per cellulare, non è che possiamo pretendere. Allora, sto stronzo qua, vediamo se i blocchi rovesciati inizia ad avere un senso. No, non ancora. Cazzo, guarda. Mi stai così sulle balle che uso pure il power. No! No, non è possibile. Ha qualche bot, qualche bug attivato. Non è possibile che da dovunque mi tira mi fa sempre gol lui lì. Non è possibile. Non ho mai visto una cosa del genere in sto gioco. Allora, vaffanculo. Tanto ti becchi. C'è il Milan, c'è la maglia se vuoi. Lo fai diventare tu il Milan. Sai quante squadre la gente le ha nominate tipo Milan, Inter, Napoli, se vuoi a Juventus. E poi gli va a mettere le maglie ufficiali. Beh, vedi, se ti fa schifo la Juve, potresti farti una squadra anti-Juve e spacchi tutti quelli con la Juventus. Ciao Attilson, sì, sono felice, sì. Allora, lo spacchettamento dei personaggi nuovi è andato discretamente male in realtà. Però alla fine qualcosa mi è servito. Ah, bastardo.
Alla fine qualcosa mi è servito e adesso stiamo facendo qualche match online. Comunque sto giocando contro uno che è buggatissimo, quindi questa la perdo di sicuro. Cioè, io penso che una partita così sono praticamente contro un tizio che ha un personaggio che da dovunque tira fa gol. Ma da dovunque, me ne ha fatti due tirando da casa sua. Comunque. Anche qua non passerò mai, però vediamo. E infatti. Cioè, quello si butta di faccia contro uno che sta andando avanti con un pallone. Mega Drive c'era di peggio? Beh, sì, sicuramente. In realtà di questo gioco esiste una versione, guarda. Tanto mentre le prendo posso fartela vedere. Esiste questo, che è la versione Mega CD. Ed è tipo questo in realtà. Tipo questo, con delle scene filmate di intermezzo. Cioè, scene filmate, scene a cartone animato di intermezzo, cosa che all'epoca poteva fare il Mega CD e poco altro. Dai, fammi gol anche qua. Faccio vedere, prossima extra live. Prossima extra live che faccio su Mega CD. Facciamo vedere anche Tsubasa per Mega CD. Intanto guarda, questo è il CD. Sono tutti là? Sì, ci sono praticamente tutti, Atkinson. Adesso io ormai. Questo qua ho preso una valanga di gol, c'è poco da fare. Però questo è super buggato, non ne ho parata una neanche per sbaglio. Incredibile. Callaghan della Flynas si allenava solo sulla neve era per rafforzare la resistenza, assolutamente. Mamma mia, guarda, ecco, il secondo portiere di Benji, che Alan qua si chiama Yuzo Morisaki, che è. Ah, siamo passati in platino.
è il portiere più brutto che si possa avere in sto gioco. Cioè, io ho anche la versione più forte sua, fa comunque schifo. Cioè, non si tiene proprio. E ce l'ho anche in squadra, in realtà, perché è nella... Fammi vedere Bruce. Guarda, qua Bruce ha anche delle versioni molto forti, che io però non ho mai trovato. Io ho delle versioni abbastanza pacco sue, se non una versione buona nella sua versione delle medie. Quella è anche discreta. Ma nella squadra grossa dei personaggi, diciamo, più cresciuti, non ho mai trovato una sua versione incazzata, diciamo. Adesso tira al volo. Abbiamo rallentato un po' il pallone. Dai, che non è quello là, questo lo puoi parare, su. Grande. Ciao bello. Esatto, il campo reale. Il campo ci sta. Allora, vediamo un po'. Proviamo così. Grande. No, dai. Ci avevo anche azzeccato, maledetto. Ah, niente. Lui tira dritto, esatto. Misugi e Tom Beck. Misugi è coso. E Misaki e Tom Beck. Misugi è Junior Ross. Beh, facciamo il power. Sì, è vero, si assomiglia molto. Vai, questo lo passiamo. E qua, tiriamo. Vai. Lui è il mio stesso portiere. I gemelli sono... Sono Masao e Kazuo, i nomi dei due gemelli. Allora, vai. San trappola. E adesso lo ribaltiamo, sto portiere qua. Siamo in vantaggio colore, con un tiro della Madonna sotto la porta. Sì, beh, ormai è voglia. What's up?
Questo è uno dei tiri più potenti del gioco. Vediamo. Ma a meno che non abbia un culo stratosferico. Ciao ciao. Eh beh, la porta sfondata, ma come minimo. Ma come minimo. Sennò cosa si gioca a fare sto gioco? Allora, lui proverà questo secondo me. No, mannaggia. Nitta è coso. Come si chiama? Nitta, ho il nome in italiano, non me lo ricordo, dopo ci guardo. Aia. Appareggiato. E Nitta. Nitta era Patrick Everett. Sì, era Patrick Everett. Ah, qua c'è poco da fare dei cambi. Andiamo avanti così. Andiamo avanti lisci qua. Allora. Proviamo. Niente, qua tiriamo dopo. Questo è Aoi, che si chiamava Aoi pure nel cartone. Che da sta distanza qua non farà mai gol, però si spera in una respinta del portiere sul mio personaggio. Matto. Cioè lui adesso si è pigliato gol perché ha fatto una parata più debole, pensando che il mio tiro da là in fondo non fosse un problema, e si è pigliato gol. Purtroppo l'ho fatto tante volte anch'io ed ho imparato che quando certi personaggi tirano anche da lontano devi sempre utilizzare la parata più grossa che hai. Allora, vediamo un po' a sto giro, proviamo a fare così. Aia. Sì, beh, Everett lo vedi nel cartone principale, lo vedi più tardi. Però nell'andamento, diciamo, della storia, dopo diventa un personaggio, un attaccante abbastanza importante.
Proviamo così. Con chi giocava? Ah, questa è una bellissima domanda. Non mi ricordo da che squadra lo pescano. Però dopo gli fan fare i mondiali, gli fan fare di tutto. Addirittura, andando avanti nel manga, Ed Warner, quello, diciamo, quello chiamato da noi Ed Warner, che qua è Ken, e diventa anche attaccante, cambia ruolo e fa l'attaccante e fa coppia appunto con Nitta alias Patrick Everett e fanno dei gran numeri. Ah, ma ha pareggiato, pensavo fosse andato in vantaggio, dai. No. Allora, il difensore gigante, immagino che tu dici... il mega ciccionazzo che... che... aia. Ah, ecco, grazie Crivizzi per la precisazione, vedi, non me lo ricordavo neanch'io. E no, quello che dici te, Attison, dovrebbe essere Nakanishi, il nome originale, il nome inventato, diciamo, non me lo ricordo. Allora, dribbling, tiro, dribbling, beh, direi così, così e così per forza. Ah, Clifford è Gito, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere Gito. Aia. Quello se l'intercetta al 100%, quindi se gli passa sopra la palla se la piglia lui. Purtroppo. Terseller è Nakanishi, sì, c'è. L'hanno aggiunto che non è neanche tantissimo in versione incazzata. Prima c'era... in versione sfigata. Dai, però. Cioè, in versione sfigata come Mino e gli hanno reso giustizia, fra virgolette. Allora. Bene. Adesso. Dai, rischiamo con Genzo e rimaniamo così. È poco più di Alan Crocker, sì, ma almeno è grosso, lui riesce a pararla per la stazza, no? Alan, che è questo, Yuzo Morisaki, è il peggior portiere che si possa avere in squadra. Davvero, fra quelli grossi è il più cesso di tutti. Lui ha poi un'abilità che gli dà dei bonus qua. Killer dei giocatori stranieri ha le statistiche al più 12% contro gli stranieri. Riesce comunque a prendere gol anche dagli stranieri. Ah, Jack è Urabe. Urabe che è... che è quello con... non mi ricordo se è una cicatrice o qualcosa sulla faccia. E...
e si vede fin dalle prime puntate. Beh. Ah, la X sulla fronte, bravo. Ah, dopo ve ne mostro un po'. Allora, questo. Questo vorrà tirare. Proviamo. Fatto l'1-2. Sì, bravo, Morris, proprio lui. Vai, Paella, fai vedere quanto sei bravo, dai. Maledetto. Tempo c'è. Così. Vai. Andiamo a fargli gol. Vai, Misaki, facciamo i passaggi fino alla porta. Sì. Beccati qui. Oh, critico al cobalea. Questo fa il giro del globo come tiro. Sì, esatto, sembra, ma è questo il bello di sto gioco. È questo il bello di sto gioco, perché tu lo sai, poi Atterson, che te sai che parliamo. E a me il calcio normale non piace, è troppo normale. Questo dovrebbe essere il vero calcio. Allora sì che te lo guardo volentieri. Cioè, vuoi mettere, vedi un giocatore che tira una legna, che buca la porta, lancia i personaggi, eccetera. Quello sarebbe una figata pazzesca. Adesso lui c'ha il full power e io no. E io adesso le piglio. Sì, assolutamente, Scarax. Ma quanto sarebbe più bello il calcio così. Aia, aia, aia. Mi sa che vince lui alla fine. In questo gioco quanto sei di bravura e quanto di fortuna? Allora, bravura gioca un 70. La fortuna conta tanto, perché questo gioco ha delle tira molte percentuali alla boia d'un giuda, e possono cambiarti completamente la partita.
che faccia questo. Grandissimo. Dai, almeno non l'ha vinta. Ho fatto un pareggione. Sì, Natureza, tra l'altro, se non mi sbaglio, è rimasto uguale anche nel cartone. Dai, dobbiamo continuare che voglio ritornare in Superstar. Ecco, quello è Matsuyama. Se non mi sbaglio, quello che diceva Atterson prima, che giocava nella neve. Ecco, lui c'ha solamente uno dei poteri più grossi del gioco, quindi sarà un bel casino riuscire a fare gol, però vediamo cosa riusciamo a fare. Ma se non mi sbaglio più avanti passa in difesa proprio di suo Callaghan, no non Callaghan, cosa dico, Misugi, che è coso. Dai, qua giochiamo di psicologia, niente. Andata male. Boh, magari col fatto che era malato di cuore lo mettono in difesa per non farlo correre troppo. Ma allora, adesso non me lo ricordo, però posso immaginarlo. Posso immaginarlo. C'era sicuramente Tsubasa. Bravo, Giulia Rosso, non mi viene mai il nome in italiano. Ormai li so tutti solo in giapponese. Ma ci sarà stato Tsubasa, Yuga e probabilmente Nitta, come si diceva prima, e Misaki, prendila, mannaggia di muerti, e chi altri? C'era Bruce, i due portieri erano Genzo e Ken. E il terzo portiere, se non mi sbaglio, quel sasso di Morisaki. Sì, Bruce direi nazionale, sì. Ma guarda che andando avanti diventa anche forte. E qui adesso mi fa un tiro della Madonna. Non aveva creduto in lui prima, no? Però dopo si rifà. Cacchio, questo è gol. Questo
No, perché si mette sempre davanti sto cialtrone? Prendila, prendila. Beh, adesso non mi ricordo se va in nazionale Danny, però è uno dei personaggi più forti oltre ai protagonisti. Cioè lui in coppia con Yuga fa miracoli. Grande. Facciamo così. Ah, è vero, bravo Crivizzi, è vero, di nazionale ci sono anche i gemelli. Me li ho completamente dimenticati. Proviamo così. Ma ci vuole un mezzo miracolo per passare. No, primo tempo non è andato. C'ha una gran bella difesa lui. Tsubasa è sempre stato centrocampo. Penso che in attacco c'era Landers, Yuga e Nitta. Bastardo che si lancia la palla per perdere tempo. Vediamo. Ci ho intuito bene. No. Abbiamo da passare solo uno. Ah, questo. Grande che l'abbiamo passato. Isaac e Tom Becker, sì. Sì, confermo. Ah, guarda che bello sto dribbling. Niente, ci tocca tirarla alla vecchia. Sasa, Misaki, ore ga shori e no ore kara no raiju posto.
Questa me la pare, eh? Il 90% me la pare. Come dicevo, c'ha uno dei poteri più grossi di tutto il gioco. Prendigliela al volo. Spettatore che sono delle teste, probabilmente lo so. Il secondo gol qua è stata la fatality. Qua anche fare il gol della bandiera sarà un casino. Proviamo, ma sarà dura. Niente, non si passa, non si passa da qua. Almeno questo è parato. No! Ah, ok. La palla bucata proprio. Come se l'ha ideato adesso? Niente, abbiamo perso anche questa, zio bonus stage. Niente, non riusciamo a risalire. 26 anni che avete addirittura. Non ho mai visto un pallone scoppiato bucato. Ma perché
giocano così, a livello amatoriale. Veri campioni fanno di queste cose. Puoi notare che bucano la porta, bucano il cemento, però contro il palo si schiantano. Ecco, vedi, Crivizzi ha già trovato la soluzione. I pali sono di titanio, sì, solo quelli però. Che costava troppo fare tutto lo stadio in titanio, hanno detto, almeno i pali sì. Poi il resto, anche se ce lo sfondano, non è un problema. Ecco, anche qua lui comunque ha il secondo portiere, che è quello in basso. È un altro portiere grossissimo. Non che il primo sia da meno, eh. Però il secondo è davvero grosso. Ah, boh. È una data vinta questa. Dai, che ci manca poco. Kluivert sarebbe Kluivert, sì. Lì hanno cambiato di poco. Effettivamente. No, ho vinto. Ho vinto 6-0 perché si è ritirato l'avversario. Se si ritira immediatamente senza giocare la partita, l'altro vince 6-0. Ecco, quello lì in difesa è il Bruce delle medie che dicevamo prima. Quello è anche buonino. E quello ce l'ho anche. Ecco, questo c'ha una squadra medie coi gemelli and company. E questo è Urabe, che è Jack che dicevamo prima. A passarlo così. Aia. Se tira da lì, tanto non fa niente. Chi è quello coi baffi in difesa? Ecco, questo Fonseca è uno dei personaggi reali che sono stati introdotti nel gioco. Facciamo così. Pizzo! Grande. No, Fonseca è Fonseca proprio. È proprio un giocatore su licenza. Hanno messo vari giocatori su licenza. Vabbè, quell'altro discorso. Ah, cazzo, non ho visto che c'aveva il mega Benji.
Non può passargliela perché va in fuorigioco, quindi probabilmente o fa un 1-2. Vediamo qua. Grande comunque. Qua non passano di sicuro. Prendila, grandissimo. Beh, direi che facciamo così. E facciamo così. È un evento rarissimo, eh sì. Grande, vai, 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 vai. Questo dovrebbero fare nel caso. Ah, allora sì che le vado a vedere le partite. O questo. Dai cazzo, fagli gol, fagli gol. Oh, non si passa, non si passa lì. Ah, proviamo a bloccarlo con chiunque, vediamo. Izawa? Izawa in realtà, non mi ricordo se è presente nel coso, nel cartone che abbiamo visto noi almeno. Vedi, nel calcio vero fanno delle parate così? Atkinson no, allora non si guarda. Allora, e qua c'ha coso, quello che dicevamo prima, il portiere quello grosso delle medie, ovviamente non lo userà contro di me, però. Higuita, me lo voglio andare a vedere poi su YouTube, deve essere una figata. Stanchiamo il portiere. Posso far solo così.
io me lo fa lui. Giocano sulla luna con l'essenza di gravità, eh. È che si sono allenati molto, dai. No! No, dai, m'ha interrotto. Eccolo qua. L'amico del sole. Facciamo così e poi tiriamo. Chi l'ha presa? Vai, tiragli in faccia come si deve. Dai, fatti bucarti. Oh, Dio bonus. Abbiamo preso per sfinimento. Allora, qua come siamo messi? Tenterà la difesa della scimmia? Proviamo. Vai. Ciao, bello. Vai, non me ne frega niente, vai, vai! Dai, anche super critico al cobaleno. Ma in realtà ci sono nel gioco, eh! I falli laterali, i rigori, punizioni. Ce ne sono meno, però ci sono. Ah, sei volato! Dai che torniamo in superstar, su. Capo lungo 8 kg. Ma sì, ma ti alleni i polpacci così. Una volta che corri questo, sei a posto. Vai che siamo tornati su. Ah!
Allora, dai, adesso ci guardiamo un po' di omarini. Visto? Anzi, non andiamo qua, andiamo qua, che è meglio ancora. La dominazione della palla. Allora, ecco qua. Qua c'è il database con tutti i giocatori del gioco. Sono, per dire, andiamo a vedere Tsubasa, ci sono tutte le mille versioni di Tsubasa. Ciao Crivizzi, grazie per essere passato. Alla prossima, volentieri. Ricordati, se non hai ancora fatto, magari di mettere un bel follow, così non perdi le prossime live. E dicevamo, qua ci sono le varie versioni di Tsubasa e ci sono a seconda dell'edizione. Questo ad esempio è quello delle medie, questo è quello che fa la partita contro Mark Landers nella finale delle medie. E qua ti dice le skill che ha a disposizione. Questa è l'ultima versione del Samurai del terzo anno del gioco. Ed è in questo momento, non dico il più forte, perché il più forte è quello rosso che sto usando io. Però uno dei più forti. E volevate vedere, ecco, questo è, ecco, questa è la carta in edizione speciale San Valentino. Guardate il bel cuoricione rosso dietro di lui, e lui che si liscia la pelata facendo il figo. E qua appunto è nelle sue varie edizioni. Cioè, sente se... Vedi, qua ci sono anche tutte le statistiche. Però conta che sono giapponesi, quindi comunque è per la misura dei giapponesi, non sono altissimi di solito. Poi che c'abbiamo? Ah, questo, che è il Danny Mello che diceva prima Atkinson. E anche lui 168, non è che è un gigante in confronto a coso. Anche qua nelle sue varie versioni, domani addirittura ne aggiungono una nuova. Makoto Soda era quello che all'inizio faceva tutti quei falli assurdi. Adesso non mi ricordo in che squadra giocava. Però qua c'ha tipo il tiro del rasoio, contrasto del rasoio, passaggio del rasoio, c'ha tutto. Qualsiasi cosa tu pensi ce l'ha col rasoio. Comunque questo gioca anche lui già dalla squadra delle medie. Adesso guardo al volo. Ciao Lord Ethan, buonasera. Giocava nella Arctic. Vediamo. Come che si chiama? Koto Soda. Ah, era... no. Richard Flanagan, forse. Sto provando a fare una ricerca. Sì, è Flanagan. Il mio preferito, questo qua era bastardo.
Allora. E comunque, andando avanti almeno nel giochino, evolvendosi, diventa anche un giocatore discreto. Poi qua ci sono i gemelli, Masao Kazuo, Gito. E... Ah, qua è quel geppetto di Alan Crocker, che è Yuzo Morisaki. Altezza di centimetri non pervenuta. Oh, sì. Che qua ci sono delle, cioè ha una parata che facevo vedere oggi, che è quella della foto che si vede lì, che è il colpiscimi da qualche parte. Cioè lui si lancia così contro la palla e spera di essere colpito da qualche parte e di respingere. Ah, Ralph Peterson. Ah, ok. Allora si vede che avevo visto male nella ricerca. Mi fido. Poi chi ci abbiamo? Questo che anche... era quello che diceva Tyson prima, mi sembra. Però qua niente di eccezionale come difensore. Questo è il ciccione. Allora, il traduttore fece un po' di confusione di personaggio, così come ha fatto solo diventare Ralph Peterson, poi se ne era infine... Ah, ok! Richard Flanagan, quindi ci aveva ragione tutti, in pratica. Beh, dai, non è neanche malissimo. E qua c'ha la parata quella dove tira il cazzottone per terra. Poi vediamo un po' chi c'è. Qua dei giocatori a caso. Qua iniziamo con gli stranieri, cioè i francesi, c'è Pierre e Napoleon, che se non mi sbaglio anche Alan Crocker aveva due nomi, non lo so, però guarda, io di nome gliene tirerei solo uno e fatto bene. Poi vedi tu. Beh, Snyder si chiamava così anche nel cartone, uno dei pochi. Muller uguale. Questo è un altro geppo di portiere, però in confronto a Morisaki già para di più, secondo me. Poi qua andiamo. Bello, ti piace Paolo Raven? Mi fa molto piacere. Se qualcuno, diciamo, gli è piaciuta la live, gli è piaciuto un po' il gioco così, guarda, ho solo che piacere. Sì, no, vabbè, c'hai ragione, eh. E beh, i Super Robot Wars, tranquillo che ne ho un casino e magari li possiamo portare anche in live. È che ho solo paura che, essendo più statici di un gioco come questo, possano annoiare. Ho solo quella paura lì. Ma io ci gioco volentieri, agli strategici, a voglia. Perché questo, per quanto sia, comunque è abbastanza frenetico. E poi chi ci abbiamo qua di particolare? Beh, Naturezza, quello che dicevamo prima. Anche qua in varie versioni. Tralasciando che molte non le ho, delle sue. Stavo guardando... Ecco, anche qua c'è Roberto in due versioni. Una, quella che utilizzo io, è quella
di quando conosce Tsubasa e tutto il resto. Questa è la versione di quando giocava ancora nel Brasile, nel San Paolo. E infatti qua c'è il suo tiro che è la vera rovesciata di Roberto, che è quella che insegna poi a Tsubasa all'inizio del cartone. Poi qua iniziano ad esserci un po' di giocatori reali, tra virgolette. Fonseca è questo qua che dicevamo prima. Quest'altro difensore, Rivaldo e Rivaldo, sì, ma hanno messo anche Rivaldo adesso. Nel dubbio. C'è Toram. Poi Roberto Carlos. Morientes. Ogni tanto aggiungono delle leggende del calcio. Tanto per me è uguale, io non ne conosco praticamente nessuno, a meno che non andiamo indietro tipo Platini, Gullit e quella gente lì. Quindi per me uno vale l'altro in realtà. E di Emilson. Julien. Poi ci ha messo Davids. Chiellini. Chiellini che è un difensore qua nel gioco, che è un muro. Trezeguet. Ronaldinho. Ronaldinho sbiancato oltretutto. E poi appunto Rivaldo e Robinho. Questi sono i giocatori delle leggende che hanno inserito fino adesso. E boom. Quindi se c'è qualche altra... Sì, c'è anche chi è lì. E se c'è qualche altra cosa che vi incuriosisce, ve la faccio vedere volentieri. Se no, io direi che per stasera possiamo chiuderla qua. Tanto le partite che devo fare le abbiamo fatte. I biglietti che devo estrarre li ho estratti. Vediamo se c'è qualcos'altro, ma direi che questo aspettiamo di arrivare a 10, me ne dà uno al giorno anche di questi, aspettiamo di arrivare a 10, quindi per domenica dovrei averceli. Qua non c'è una mazza, ci sarebbe l'estrazione a punti, però sono due biglietti del piffero. Manca Baggio, è vero, chissà, può darsi, tanto inseriscono delle leggende ogni tot di tempo. Ultimamente ha messo appunto Ronaldo, Ronaldinho e Cacasenno lì, e non è detto che non metta un Baggio prima o poi. E buon, ragazzuoli, come dicevo, se c'è qualcos'altro che siete curiosi di sapere, bene, se no io direi che inizio a fare i saluti. Domani sera ci sarà Ago con un extra live, non mi ricordo a cosa gioca, ma forse a un Tomb Raider, se non mi sbaglio. E sì, Tomb Raider 2. Mentre quindi domani, venerdì, sabato,
vediamo. Mentre sabato ci sarà Leo. Leo con la live regolare, quindi con i soliti giochini che portiamo col tentativo di un CC. Io, come dicevo prima, spero di avervi fatto scoprire un bel giochino. E almeno da quello che dice Paolo Raven, il gioco gli è piaciuto, quindi non posso fare altro che avere piacere. Anzi, se avete intenzione di tirarlo giù, avete dei, volete dei consigli e tutto, ditemelo tranquillamente. Se vi è piaciuta la live comunque in generale e volete che rifaccio ogni tanto qualche live a questo gioco, la porto volentieri. E boom, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino adesso. E noi ci vediamo prossimamente. Tanto fino a sabato la sera dei per i Mamma Rete Avengers è coperta. Grazie Scarax. Questo è un onore. Questo è un onore. E niente, ragazzuoli. Buonanotte ancora a tutti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!